voglio ringraziare tutti voi per questa accoglienza civile, onesta, calorosa. Grazie. Nella primavera del 1912 la scrittrice e giornalista Matilde Serao arrivò in Basilicata, a Calvera, assieme al suo compagno di vita, il politico e giornalista Giuseppe Natale, originario di San Chirico Raparo e all'epoca consigliere della provincia di Potenza. La storia dell'arrivo della Serao, considerata da Carducci la migliore prosatrice italiana, simbolo dell'emancipazione delle donne e del Sud, fondatrice del Mattino di Napoli, da sempre impegnata per l'affermazione dei diritti delle classi più umili e delle donne, sopravvive a Calvera da decenni, ma per la prima volta è stata raccontata attraverso il linguaggio del teatro itinerante, tra i palazzi bianchi del piccolo centro del Serrapotamo, in un borgo che sembra scenografia naturale del palcoscenico della rappresentazione. L'evento è stato organizzato dal Centro Mediterraneo delle Arti, dal Comune di Calvera, dal GAL, Cittadella del Sapere, e si avvale della collaborazione delle associazioni e di tanti cittadini volontari. La direzione artistica è di Ulderico Pesce. Venne a fare qui a Calvera Storie di Scorie e mi portarono a vedere delle fotografie in una mostra permanente che hanno al comune e vidi una foto del 1912 che raffigurava Matilde Serao col marito Giuseppe Natale, con una figlia e con i nobili del paese. E allora chiesi come mai c'è Matilde Serao qui e mi dissero che era stata nel 1912 e come mai è stata qui. E non diciamo che le risposte furono un po' vaghe. Una grande scrittrice come lei, che viene in Basilicata, che dedica dei pezzi alla Basilicata sul Mattino, sul Giorno e sui importanti giornali, Capitan Fracassa, eccetera, era un personaggio da ricordare e il sindaco è stato molto gentile, bravo, ho unito giovani del luogo in maniera molto semplice. E abbiamo fatto questo esperimento che mi diverte moltissimo e poi questa è un'area molto bella della Basilicata, è veramente molto bella, è isolata, è area interna, ma è misteriosissima. E in più pensate che nel 1912, quando Matilde Serao era qui, c'erano 1001 abitanti e 196 aziende agricole. Quest'area si è sempre contraddistinta per una grande capacità di agricola e per una grandissima capacità culturale.